non è la D'Urso. Domani Barbara D'Urso non andrà in onda perché la regina di Canale 5 sta preparando il nuovo programma in prima serata live Non è la D'Urso, in onda il 20 febbraio. Di conseguenza, pare per i mille impegni di Barbara, la rete ha deciso di confezionare un best of dei 10 anni del contenitore domenicale, che ha approfondito con talk, interviste e servizi tematiche di spettacolo, cronaca, società e politica. Con l'inconfondibile stile della conduttrice. La stessa Barbara, parlando del nuovo programma, ha annunciato: sarà una domenica live in versione ampliata. Ci auguriamo quindi che Live Non è la D'Urso si riveli un successo, e nell'attesa assisteremo ai momenti più iconici di Domenica Live, denominata Vintage. Una domenica vintage. Domenica 10 febbraio Barbara D'Urso non andrà in onda. Al posto del consueto appuntamento con il contenitore del pomeriggio del dì festivo di Canale 5 sarà trasmessa una puntata speciale dedicata al decennale di Domenica Live. Ciò sarà intitolato Speciale Domenica Vintage, con le migliori interviste, ma anche i commenti delle interviste stesse da dietro le quinte che però non vanno in onda nella trasmissione originale. Il pubblico sarà ugualmente le vicende, già note, dello show. Lo scopriremo domani. Barbara cede e Mara attacca. Se Barbara D'Urso non andrà in onda, dal Teatro Ariston del Festival di Sanremo andrà in onda domenica 10 febbraio una puntata speciale di Domenica In. Mara Venier ospiterà tutti i cantanti e i protagonisti del festival, compreso il vincitore. Fra una esibizione e l'altra, la conduttrice insieme ad altri giornalisti e opinionisti, intervisterà i big della kermesse canora più seguita in assoluto. L'appuntamento andrà in onda dalle 14 fino alle 18:45. La prima volta cederà il posto alla Venier e Cristina Parodi non va in onda. Sarà un grande spettacolo assicurato con grandi interpreti della musica italiani e critici musicali del palcoscenico della Rai.